Allora, sono i primi. Oggi, stamattina, ho preso i primi carciofi romaneschi. Guardate qua. Dal gambo si riconosco, guardate che robetta, guardate che bellezza sulla Roma e nelle zone intorno a Roma ci sono questi. Come ce lo facciamo? Vabbè, ne faremo tante di ricette con i carciofi, mo preparatevi che proprio adesso è il periodo dei carciofi, quindi a non finire. Io questo me lo mangio crudo, però lo mangiamo l'insalata dei carciofi che mi piace fare a me, al mio modo. Allora, prima di tutto, vi ricordate? Da che si vede che è fresco il carciofo? Scrocchia? Scrocchia. Senti. Quindi è scrocchiarello, è fresco. Guardate, ancora c'è l'acqua, la bellezza, la meraviglia. Questo è proprio altro che orchidee. Mi dispiace per voi fiorai, ma preferisco questi. Allora, io lo sto facendo a mani nude, però attenti, vi sporcate, vi diventano le mani nere. A me non mi interessa niente. Quindi devo mangiarlo crudo, lo sfoglio tranquillamente fino ad arrivare alla parte quella proprio bella, bianca, chiara. Eccola qua, ci siamo quasi. Poi vado così, gambo, taglio qua, questo non lo butto. Poi vado col mio spelucchino, perché questo qua è oro. 1,60 euro oggi, questo. Vado così, vado. Quindi sto attento, guarda bene, guarda così, così, la liscio. Vedete qua? Questa qua è la parte che devo togliere, così. E vado così, proprio l'accarezzo. Uno spelucchino curvo è perfetto, così, l'accarezzo così. Bello lui, stupendo. Vado qua, poi, che faccio? Tolgo la parte questa superiore. Cominciamo a assaggiare. Che bontà. Ma adesso qua che ci vuole? Ma dico io che ci vuole. Barbetta, quasi un'inezia. Faccio così, vedete? Levo. Buono. Che dolce. Stupendo. Così, barbetta. Sentite la musichetta un po' tranquilla. Da serata, un bicchiere di vino. Tranquilli, sereni, rilassati. Poi, qua. Oh. Tagliate fino. Vedete? Guarda qui di profilo, vediamo un po' quanto lo taglio sottile. Ok, perfetto. Qua, metto qua. Guardate che bellezza, spettacolare, meraviglioso. E continuiamo così. Così. Meraviglioso. Allora, metto tutto qua dentro, velocemente, subito prepariamo il limone, eccolo qua, vado qua, limone, prendo, faccio così, poco limone, giusto per non farlo ossidare, vado così, poco, vado qua, poi sale, ok, così, poi mescolo, così non faccio ossidare il carciofo al volo. Sentite come che rumore fa? È scrocchiarello. Poi, siamo a Roma si usa la mentuccia, questa è mentuccia, o nepidella nell'altre parti d'Italia. Vado così, taglio sottile, è fantastica, provatela, eccezionale. Vado così, questa mentuccia, parvac. Poi, normalmente si usa il parmigiano, ma qua siamo a Roma, parmigiano no, pecorino romano. Come lo facciamo? Così? A scagliette così? Potrebbe andare? Guardate che bellezza. Eh sì, potrebbe andare, guardate che bontà, bello, non troppo stagionato. Poi, peperoncino o pepe? È una bella lotta, andiamo col pepe nero, dai, così, che sta bene col pecorino. Poi devo ringraziare, ma aspettate, lo sto usando, l'ho già assaggiato e vi dico già che è buono, i fratelli Licari, Sicilia, azienda agricola, mi hanno regalato quest'olio, è fantastico, sa di pomodoro verde, stupendo, meraviglioso. Allora poi con le mie mani gentili faccio così,
Ma il sale l'ho messo, sì, mi sembra di sì, no? Il sale l'ho messo. E adesso, guarda, vi faccio vedere una cosa. Un attimo. Allora, metto la mia fetta di pane. Guardate qua, così. Che un pezzettino solo così mi faccio aspettare. Così. E poi a me mi piace così abbondante. Carciofo mondiale, sono un po' unto, non fa niente. Sta benissimo tutto. L'olio è perfetto. Grazie ragazzi, sono stati carinissimi. Sì, ragazzi cinghiani, sono bravi, andate avanti così, fate grandi cose. Buonissimo. Vegetariani, è il piatto vostro questo, la bontà. Carciofi romaneschi, quelli veri, pecorino romano, mentuccia, olio buono e sale, un po' di pepe, nero. Un bacio, con le mani unte. Ciao, ciao.